Record di somministrazione in Italia, ieri circa 700.000, ma servono nuovi vaccini. EMA e OMS d'accordo, la strategia dei booster ogni 3-4 mesi non sostenibile a lungo. Europa invasa da Omicron, positivi record in Francia, Germania e Italia, che registra oltre 220.000 nuovi casi in 24 ore, quasi 300 i decessi, cresce la pressione sugli ospedali. Ottimi risultati nel 2021 e per quest'anno attese ancora migliori. Emanuele Grimaldi, AD del gruppo armatoriale partenopeo, delinea l'azione per il 2022. Concessioni di porti in Grecia, nuove navi e ancora nuove tecnologie sempre più green. Codognotto Socio Alis sperimenta il camion elettrico, avviata una collaborazione con Teva. Matteo Codognotto, una grande opportunità per tutto il settore dei trasporti e della logistica. Sale ancora il prezzo del petrolio, il Brent supera gli 84 dollari al barile, WTI oltre gli 81 dollari, borse europee in rialzo in attesa dei dati USA sull'inflazione.